Ehi tifoso napoletano, oggi porterò notizie che hanno colto di sorpresa tutti i tifosi. Su questo canale rimarrai aggiornato su tutte le notizie e i trasferimenti dal Napoli, quindi iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace per aiutarci. Napoli su Lanzini, il mercato si accende, Giuntoli pronto ad attaccare. Il Napoli di Luciano Spalletti ha battuto 3-1 l'Inter nell'ultima gara di Serie A e ora è pronto ad affrontare alla penultima partita il Bologna di Thiago Motta. Intanto il club partenopeo pensa al prossimo mercato estivo e il DS Cristiano Giuntoli avrebbe diversi nomi importanti per rinforzare la rosa dell'ex allenatore della Roma. Gli azzurri, per armare l'attacco, avrebbero messo Manuel Lanzini, da Oeste presunto in il mirino. Il Napoli, in vista della prossima stagione, potrebbe vendere diversi dei suoi big, molti dei top club europei, guarda caso, sarebbero sulle tracce di Kim Min-jae e Victor Osimhen. Pertanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbe prendendo precauzioni e prendendo di mira il West Ham attaccando il terzino Manuel Lanzini. Come riportato da ESPN, il giocatore argentino non ha alcuna intenzione di proseguire la sua avventura in Inghilterra alla scadenza del suo contratto con la squadra inglese e rappresenta un'ottima occasione a parametro zero per la prossima finestra di mercato. In questa stagione, Manuel Lanzini con la maglia degli Hammers ha totalizzato 22 partite, realizzando 3 gol e un assist. Quindi il tuo canale di notizie sul Napoli si è affermato come una fonte affidabile ed essenziale per i tifosi del club. Attraverso la copertura aggiornata, l'analisi degli esperti e un impegno visibile sull'argomento, ti sei guadagnato la fiducia e il sostegno del tuo pubblico. Con un futuro promettente, il suo canale ha tutti i presupposti per continuare a crescere e fornire contenuti di qualità ai tifosi del Napoli.